Bene ragazzi, sono Beowulf e siamo tornati con Kirby. Nell'episodio precedente abbiamo sbloccato un livello segreto, un livello tradizionale, il banco panoramico. Io direi affrontiamolo subito e poi ci occuperemo anche del livello segreto sbloccato in precedenza, ragazzi, che sono molto molto curioso di vedere entrambi. Com'è tutto scuro, com'è tutto storto. Fatemi vedere che c'è qua sopra. Ah, si va di sopra allora. Si va di sopra. Ah, c'è anche la freccina. Siamo gente che si fida poco noi. Siamo gente che si fida poco. Scusi lei. Grazie. Siamo un po' sensitivi oggi. Siamo sensitivi e soprattutto non ci fidiamo di niente perché stiamo controllando. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Compari qui? Tanti saluti. Tu. Ma avevo visto che ci mancava così poco per la vita. Ma tu ti posso far esplodere in qualche modo? No. Perché sei elettrica come me. Vabbè. Ti conosco, mascherina, ti conosco. Oh oh! L'ho fatto esplodere la casa nostra. Mamma mia, più è vero. Via tu e via anche tu. Di te non ne parliamo proprio. Basta, sono già tornati. E che... Tornano tutti un po' troppo presto per i miei gusti. Quello si è suicidato. Avete visto, io non c'entro niente con la sua morte. Mi voleva. Faccio la mascherina. Tanti saluti. Ma sapete che qua quei ragazzotti ci servono? Vieni qua. Vieni qua, Rocky. Scusi lei. Può attivare il suo potere. Che diavolo sta succedendo? Geo cinesi! Posso farlo cadere, tipo? Sì, posso farlo cadere! Ma che figata la geocinesi! Non me l'aspettavo! Bellissima! Allora, qui io direi che... No, che in realtà non abbiamo bisogno di niente, perché possiamo fare così... No, usiamo il potere della geocinesi, allora... Boom! Non è andato esattamente come credevo. Riproviamoci come così abbiamo detto. Devo ancora abituarmi a usare stagio cinese. Vabbè. Ci abbiamo tre pezzi di puzzle, un po' di cibo, un po' di scrivine grosse, insomma, un bel po' di cosine, dai. Non lamentiamoci di quest'area segreta perché non è mica male. Non è mica male, signori. Qua eviterei quello. Vai, fai il lavoro sporco, bravo. Bravissimo. Ah, guarda come si toccano quasi. Aia però. Mi abbatterei prima quello. Poi abbatterei anche due pezzi di puzzle. So yeah. I due pezzi di puzzle sono so yeah. C'è un sacco sto teletrasportino che all'arrivo fa danno. Devo dire che dà le sue soddisfazioni. Te esci da qui. Vabbè. Sì, che adesso usiamo il potere telecinetico. Qui era abbastanza telecomandato. Guarda è grosso! Guarda è grosso! Boom baby! Ti elettrizzo, scusi lei, mi può essere utile, grazie. Boom baby. Vabbè. Oh, il pezzo ciccio, trovato. Ottimo, quasi regalato, se devi dire, perché qui comunque il pavimento era abbastanza palese che dovessimo andare ad abbatterlo. Occhio, mamma mia che rischio. Qui come diavolo facciamo? Mi sa che ci tocca. Scusi, lei. Grazie.
Mi sa che ci tocca fare una cosa abbastanza brutta. Aia, e infatti. Vieni qua, vieni qua. Così ci apri una via di fuga. Viva la via di fuga! Spettacolo qua. Era assolutamente involontario, credetemi, era assolutamente involontario. Non volevamo mai nella vita fare ciò, e invece... un altro livello segreto apriamo? Possibile? No, il palazzo dei sogni. Ok. In effetti non avevamo ancora aperto il palazzo dei sogni. Un altro pezzo di puzzle regalato. E noi pezzi regalati non dispiacciono mica. Direi che qui abbiamo finito tutto quanto, signori, quindi ce ne possiamo andare via allegramente. Depositiamo. Dai, depositati. Andiamo in nudi noi. Non più. Aia. Prima mi bruci. E adesso possiamo... No, non ti posso elettrificare nemmeno. Lo sputacchiere. Cosa c'è, un boss? No, non c'è niente. Ce lo siamo preso per nulla. Va bene. Pensavo ci fosse un bossino, qualcosa. Invece no. Attenzione. E invece sì. Si presenta pure. Buongiorno. E così ti salutiamo sul mio pianeta, va bene? Sono Franziska, uno dei tre generali della magia. Noi tre insieme siamo al comando della Fortezza Ombrosa, nota come Jean Bastion. E adesso si spiega anche il nome. La nostra missione è raccogliere i giambacuori sparsi per l'universo. Quindi i cuori neri sono i giambacuori, no? Aggiungendo obiettivi e sogni frutto della nostra mente contorta. Ne vorrei una fetta! Si dispiegheranno, va bene? Basta perdere tempo questo groviglio di parole. Sappi che se cercare di opporti a noi, dan dan dan, non ho altra scelta che metterti sotto ghiaccio per l'eternità. Alle minacce. Beh, il fatto che ci abbiamo un cosino di fuoco come amico, proprio che il nostro non è esattamente il potere migliore del mondo contro di lei. Aia, non sono convintissimo di questo potere, sapete? Vabbè. Ma come non controlla bene? Lo posso mandare contro? No. Ah, però meniamo quando controlla qualcosa. È quasi inerme, via. Aia. Si è incacchiata non poco. Svolazziamo via. Occhio. Oh, mi ha curato. Che buono il nostro alleato. Pu. Aia. Che la bottarella accettata. Cosa sei? Splatoon 2? Sì. Ti picchio. Facciamo tanti piccoli danni, però vedete, sono molto frequenti. Ah, vabbè, ma no, vuoi proprio morire se continui a fare questa cosa qua. Aia. E basta, Franziska. E basta. Ma io non lo so, ma si fa così. Che comportazione è questa, Franziska? Balletto? Balletto. Qual è? Not bad. Sto cuore immagino voli via. Anzi, il giamba cuore, adesso abbiamo il nome. Immagino voli via malissimo. Anzi, ma lei? La facciamo andare via così? Siamo dei pirla, signori. Kirby pirla. Va bene. Comunque l'abbiamo battuta. Quindi ci sono altri due generali da battere. Un sacco di pezzi di puzzle abbiamo trovato, eh. C'è anche il pezzo ciccio. Vabbè, che va nei vuoti rosa. Va bene.
Livellino sbloccato, immagino che sblocchiamo oltre al Palazzo dei Sogni anche le mura occidentali. Va bene così. Palazzo dei Sogni sbloccato. So fucking yeah. Sì, lo sappiamo, grazie, grazie. Siamo informati di ciò. Varco panoramico completato in toto. E adesso scappiamo a fare il livello segreto, che era il settore A. C'è soltanto un puzzle ciccio da trovare qui dentro, quindi vediamo di farlo. Che ci aspetta, che ci aspetta, che ci aspetta? Allora, sapete che vi dico? Che io sto potere qua non mi trovo bene. Quindi rimuoviamo l'abilità. Vabbè, siamo pirla. Non penso che con l'accendino andiamo lontane. Quindi io direi di prenderci. No, facciamo apposta. No, non voglio lui. Voglio quello dell'acqua. Puoi tornare gentilmente? Guardate se dobbiamo perdere tempo in questo modo. Oh! Perché abbiamo un bellissimo Fez come cappellino. Scendi, scendi. Sì, con questo ci troviamo decisamente meglio. L'elettrino non fa per noi. Dobbiamo battervi tutti? Sì, dobbiamo battervi tutti. Vabbè, ti sputo, ti infiammo. Aia. Attacco su tutti i fronti proprio. E basta. Quanti dovete essere? Quanti dovete essere? Speravo di beccarlo e invece no. Ah, carotina! Ok. Anche qualche pezzo di puzzle ho preso. Va bene così, va bene così. Ho l'impressione che questi livelli siano semplicemente dei livelli di sfida di nemici. Non so se ci sarà qualcosa a tempo o robe di questo tipo. Anche se non credo. Ok, cotti tutti, tranne questi. Non è che abbiamo un accendino che devo dire è abbastanza efficace l'accendino, eh. Anche perché con questi più acquatici, non so senza l'accendino se riusciamo a farli. Ok, andati. E dovrebbero essere anche finiti. Pezzi di puzzle, pezzi di cibo, pezzi di tutto. E andiamo via da qui. Sì. Ti sistemo da giù, e ti sistemo da giù. Ah, mi sa che... No, ci basta. Però ci serve l'accendino, niente da fare. L'accendino è utilissimo, ragazzi. Mai uscire senza il vostro accendino in tasca, mi raccomando. Questa qui rompendola ci è uscito il coro. Esce un po' di robetta. No. Mamma mia, stiamo facendo una caduta bruttissima. Che caduta di stile che abbiamo rischiato. Però non siamo riusciti a prendere le cosine. Oh, eliminato. Pezzi di puzzle e basta. E dai, non riusciamo a prendere. Qui c'è qualcosa. Si è creato un tunnelino. Immagino ci sia il pezzo ciccio. Come l'altro livello, ragazzi. Uguale. Ok, corri Kirby, corri. Non farti fregare dall'ultima trappola. Grazie, apprezzo tantissimo. Potevamo farmarci un po' di stelle, ma anche no, ragazzi. Dai. Finché vengono da destra e da sinistra. Aia. Ah, siamo inutili. Ma andiamo, ma siamo inutili.
Dai due lati! Dai due lati! Dado, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dai due lati! No, non voglio il cosino di ghiaccio. Mi piaccio acquoso. Mi piaccio acquatico e acquoso. Vabbè. Quanta generositudine qui. Ah, perché siamo a fine livello. Semplice, semplice. Beh, dai, è stato strano perché è stata questa sfida continua con i nemici. Evidentemente ci dovevano distrarre dalla ricerca del pezzotto grosso, perché non è che siano stati particolarmente ostici da battere. Poi avevamo anche l'alleato giusto, bisogna dirlo. Ci siamo scelti giusti i ragazzotti, sia il nostro potere che il nostro alleato. Bene così, sempre 8 pezzi di puzzle presi. Anche qui il pezzotto grosso è arrivato e quindi ne aggiungiamo 2 a questo puzzle. Direi che va bene così. Abbiamo fatto il livello base, abbiamo fatto il livello extra, quindi siamo soddisfatti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, e se così lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Vi ricordo che sono in live anche su Twitch da lunedì al venerdì alle 21:30. Grazie e alla prossima, ciao.